Ciao a tutti, benvenuti a questo video in cui parleremo di 10 strategie per guadagnare con le criptovalute, in particolare con il Bitcoin. Il mercato delle criptovalute è in continua crescita e molte persone stanno cercando di capire come sfruttarlo al meglio. In questo video, vi spiegheremo le strategie più efficaci per guadagnare con le cripto, indipendentemente dal livello di esperienza che avete in questo settore. Investire in Bitcoin o altre criptovalute può essere una scelta redditizia a lungo termine, ma è importante capire che ci sono rischi e incertezze associati a qualsiasi investimento. Prima di mostrarti diverse strategie, è importante analizzare determinati aspetti di questo tipo di asset. Ecco qui i consigli per poter partire al meglio e consapevoli su ciò che si sta andando ad investire. 1. Fai una ricerca approfondita. Prima di investire in Bitcoin o altre criptovalute, è importante comprendere le basi della tecnologia blockchain e delle criptovalute. Inoltre, dovresti fare una ricerca approfondita su ogni criptovaluta in cui stai pensando di investire, valutando la sua reputazione, la sua capitalizzazione di mercato, la sua volatilità e altre metriche. 2. Investi in modo graduale. Invece di investire una grande somma in una sola volta, potresti considerare di investire in modo graduale nel tempo. In questo modo, puoi minimizzare il rischio di investire in un momento in cui il prezzo è alto. 3. Mantieni la tua criptovaluta al sicuro. È importante mantenere la tua criptovaluta al sicuro da eventuali hacker o frodi. Ci sono diverse opzioni di portafogli digitali disponibili, tra cui portafogli hardware e software. Inoltre, potresti considerare di utilizzare l'autenticazione a due fattori per proteggere il tuo account. 4. Acquista e mantieni. Una strategia comune per l'investimento a lungo termine in Bitcoin consiste nell'acquistare e mantenere. Questo significa acquistare una criptovaluta e mantenerla per un periodo di tempo prolungato, in modo da sfruttare eventuali fluttuazioni del prezzo. 5. Diversifica il tuo portafoglio. Invece di concentrarti solo su una criptovaluta, potresti considerare di diversificare il tuo portafoglio con diverse criptovalute. In questo modo, puoi minimizzare il rischio di investire in una singola criptovaluta che potrebbe avere problemi. 6. Rimani informato. L'industria delle criptovalute è in continua evoluzione e ci sono sempre nuove notizie e sviluppi da seguire. Rimani informato sulle ultime notizie e tendenze per avere una comprensione più approfondita dell'industria e prendere decisioni di investimento più informate. Detto questo, ci sono alcune strategie che puoi seguire per cercare di massimizzare il tuo guadagno nel breve, medio e lungo termine. 1. Analisi tecnica. L'analisi tecnica è una strategia di trading che si basa sull'analisi dei grafici di prezzo delle criptovalute per identificare pattern di prezzo e trend. Gli investitori utilizzano strumenti come indicatori tecnici e oscillatori per prendere decisioni di trading. Ad esempio, l'indicatore RSI, Relative Strength Index, può essere utilizzato per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto e prendere decisioni di acquisto o vendita di conseguenza. 2. Analisi fondamentale. L'analisi fondamentale si basa sull'analisi dei fattori economici e finanziari che influenzano il valore delle criptovalute. Gli investitori analizzano fattori come l'adozione della tecnologia, la domanda e l'offerta, la regolamentazione e la concorrenza. Ad esempio, se un'azienda importante annuncia l'adozione di una criptovaluta come forma di pagamento, ciò potrebbe aumentare la domanda e il prezzo della criptovaluta. 3. Scalping. Lo scalping è una strategia di trading a breve termine che prevede l'apertura e la chiusura di posizioni in un breve periodo di tempo, al fine di trarre profitto dalle fluttuazioni dei prezzi. Gli investitori utilizzano spesso margini molto stretti e cercano di trarre profitto da movimenti di prezzo molto piccoli. 4. Swing trading. Lo swing trading si basa sull'identificazione delle tendenze di prezzo a medio-lungo termine e sull'apertura di posizioni in base a queste tendenze. Gli investitori tengono le loro posizioni per un periodo di tempo più lungo rispetto allo scalping, cercando di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo nel corso di giorni o settimane. 5. Day trading. Il day trading prevede l'apertura e la chiusura di posizioni entro la stessa giornata di trading. Questa strategia richiede una buona conoscenza dei mercati e la capacità di prendere decisioni rapide. Gli investitori cercano di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo durante la giornata di trading. 6. Trading automatico. Il trading automatico utilizza algoritmi informatici per eseguire operazioni di trading.
Questa strategia può essere efficace per coloro che non hanno il tempo o la conoscenza per fare trading manualmente. Gli investitori possono utilizzare programmi di trading automatico per eseguire operazioni in modo continuo e reagire alle fluttuazioni di prezzo. 7. Arbitraggio. L'arbitraggio coinvolge l'acquisto di criptovalute in un mercato a un prezzo più basso e la vendita in un mercato a un prezzo più alto. Questa strategia richiede una conoscenza dettagliata dei mercati e delle valute e può comportare rischi elevati, come la volatilità dei prezzi e la difficoltà di trovare opportunità di arbitraggio. 8. Market making. Il market making prevede la creazione di un mercato per una criptovaluta specifica, fornendo liquidità e facilitando gli scambi tra compratori e venditori. Gli investitori che utilizzano questa strategia guadagnano attraverso la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, anche noto come spread. Questa strategia richiede un investimento iniziale significativo per fornire la liquidità necessaria e può comportare rischi elevati se non si gestisce correttamente la posizione. 9. HODLing, LODLing, un acronimo di Hold On For Dear Life, è una strategia di trading a lungo termine che prevede di mantenere una posizione in una criptovaluta per un lungo periodo di tempo. Gli investitori che utilizzano questa strategia credono che la criptovaluta aumenterà di valore nel tempo e intendono trarre profitto dalla sua crescita a lungo termine. Questa strategia richiede una forte convinzione nella criptovaluta in cui si investe e la capacità di resistere alla volatilità del mercato. DCA, Dollar Cost Averaging. La strategia di DCA prevede di investire un importo fisso di denaro in una criptovaluta ad intervalli regolari, indipendentemente dal prezzo di mercato. Gli investitori che utilizzano questa strategia mirano ad accumulare gradualmente una posizione in una criptovaluta nel tempo, riducendo il rischio di acquistare in un momento di prezzo elevato. Questa strategia richiede disciplina nell'investimento e la capacità di resistere alla volatilità del mercato. In generale, tutte queste strategie di trading richiedono un'adeguata conoscenza del mercato delle criptovalute e la capacità di analizzare le informazioni in modo efficace. È importante anche gestire attentamente il rischio e investire solo ciò che si è disposti a perdere. Se il video ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le opportunità di guadagno online, ti invito ad iscriverti al canale ed attivare la campanella.